Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Eccoci qua tornati con un nuovo video. Questa volta è un try on haul di un'azienda che si chiama iCurvy. Quindi mi raccomando, sintonizzate dopo la sigla. Ok ragazzi, allora eccoci qua tornati con un nuovo video try on haul, unboxing eccetera, per quanto riguarda un'azienda che mi ha inviato un pacco con all'interno prodotti un po' più per le curve, insomma. Sapete che io ogni tanto sui vari siti acquisto prodotti o comunque capi curvi, per il semplice fatto che a volte i pantaloni, nonostante siano comunque, vadano bene anche le taglie classiche, però comunque per renderli molto più morbidi tendo a prendere la 0XL, che è la prima taglia delle curvi, che dovrebbe corrispondere in realtà a un 48, perché un 48 corrisponde alle curvi. Vabbè, questo è un piccolo particolare, cioè nel senso sui siti il 48 appunto è già abbinato alla 0XL per quanto riguarda le curvi. Vabbè, l'azienda in questione è iCurvy. All'interno del sito trovate tantissimi capi di vari brand, infatti i brand che mi hanno inviato sono di Joins. Sapete che anche Joins sul sito ha dei capi curvi, comunque una sezione curvi, e quindi mi hanno inviato 6 capi da provare insieme a voi e vedere un po' i tessuti e come vengono indossati. Ma prima di iniziare il video mi raccomando, se questa tipologia di video try on haul vi piace, supportatemi qui con un like, e se non siete ancora iscritti al canale invece vi ricordo di farlo sempre con il tastino qui in basso, e attivate anche la campanellina così tutte le volte riceverete le notifiche relative ai nuovi video in uscita. Seguitemi su tutti i social, io ve lo dico sempre, io vi lascio scritto tutto qua in sovraimpressione e poi giù in info box trovate tutti quanti i link. Se vi fa piacere, l'azienda mi ha regalato un codice per voi che io vi lascio scritto qua, e giù in info box trovate sempre tutti i link dei capi che ho preso, e soprattutto il link al sito e il codice sconto. Se voleste acquistare sul sito, il codice sconto è FANS15 per avere il 15% di sconto sull'intero sito, quindi mi raccomando approfittatene. Ho già parlato troppo, io direi di iniziare subito. Ovviamente vedrete di ognuno i capi indossati come al solito, perché comunque almeno vi faccio vedere come rendono indossati, ovvio. Allora iniziamo con questo verde. Allora vedete che il sacchettino è di Joins, anche il cartellino attaccato è di Joins. Allora ho scelto un vestito lungo di questo color verde che mi piace un sacco, questa tonalità di verde, perché è un verde bosco, un verde boh, vabbè, comunque è un verde che mi piace molto. Il vestito è così. Allora, la cosa positiva è che avendo un elastico in vita e avendo il gancino per stringerlo, quindi questo nastro, ovviamente se vi risulta essere largo, pace, perché potete andarlo a stringere in vita, cosa che ho fatto io. Infatti il nastro poi è talmente tanto lungo che perché l'ho stretto abbastanza. Queste, come vi ho detto, ho preso di tutte una 0XL, che addirittura qui sul cartellino la 0XL praticamente è una 46 europea, anche no, comunque abbastanza grandicello, manichina lunga, e il vestito è bellissimo perché è veramente lungo, con un'apertura a spacco. Ovviamente per vederlo, vedete, eccola lì l'apertura, per vederlo al meglio guardatevi le clippettine qua per vedere come vengono indossati. Molto bello il colore, molto bello il tessuto. L'unica pecca è che, essendo tessuti sintetici, se volete metterlo con delle collant o delle calze, cioè dei collant insomma, fa un po' elettricità, ecco, mi sono accorta un po' questo insomma, per quanto riguarda tutti i tessuti. Purtroppo si appiccicano, quindi vabbè che devo ancora lavarli ovviamente, quindi io li ho provati ma poi butto tutto in lavatrice, anche perché questi hanno ancora i cartini attaccati, quindi comunque butto tutto in lavatrice e ve li faccio poi, vediamo se effettivamente riescono a togliere un po' di elettricità oppure no. Comunque questo è il primo vestito, mi piace moltissimo. Poi andiamo avanti, ho preso
eccolo qua, prendiamo questo, sempre tutto targato Joins, eh? Allora ho preso una tuta lunga, che qui tra l'altro ha il gancio per, cioè il nastrino, l'hanno legato qua, è il nastrino da legare in vita, solo che lo preferisco magari con delle cinture un pochino più grandi. Allora, non si vedrà molto bene, comunque è una tuta gigante, perché è veramente gigantesca, con l'elastico sul fondo. Ora vedo un po' perché è lunghissima, quindi molto probabilmente la farò accorciare e vediamo un po', magari la faccio proprio più stretta sulle, anziché mettere l'elastico la farò un po' più stretta nella gamba, quindi a caviglia, vediamo un po'. Molto bello il colore, trovo che questi colori siano proprio i miei, insomma, e mi piacciono molto, eccoli qua, con il nostro colletto, bottoni per andarla ad aprire e lasciare aperta quanto volete, poi nastrino da legare in vita, molto molto carina, mi piace insomma anche come sta indossata. Orazio ha detto tra l'altro che questo è uno dei capi di questi qua che vi sto per mostrare che mi sta meglio, non lo so, a me non mi convince, però comunque vabbè. Poi andiamo avanti, ho preso un'altra tutina, in questo caso nera e a pois bianchi, è doppia praticamente, questa è in cotone perché comunque ha un tessuto differente rispetto a quelli, e mi piace molto. Allora, la tuta è fatta così. Allora, vi devo dire la verità che sono un po' grandine, non prendo mai una 0XL per quanto riguarda il sopra, addirittura a volte prendo le M per quanto riguarda la parte di sopra, le L o XL per la parte di sotto e a volte le 0XL, tutto dipende dal modello, però per la parte di sopra o comunque per i vestiti tendo a non comprare mai una 0XL perché sono grandi, perché questa parte qua non è come la parte di sotto, io sono molto più piccola di sopra rispetto alle cosce e al mio, alle mie ciabatte, insomma, comunque. Questo è quanto, questa è la parte di sopra di questa tuta, molto carina perché ha una bella scollatura a V, mi piace molto, poi la parte davanti è incrociata, mi piace davvero tanto, qui dietro ha un buco sulla schiena, manichina lunga e il pantalone è fatto così, ha le tasche e poi ha anche dei nastrini, un nastrino da legare e stringere in vita e la gamba scende dritta, quindi il pantalone è completamente dritto. Questa mi piace tantissimo come sta indossata, mi piace la parte di sopra, mi piace come mi sta il pantalone sotto, quindi questo devo dire la verità è stato un bel acquisto, questo sì, mi piace tantissimo, insieme al vestito verde sono due capi molto belli. La tuta bordeaux è sempre un ni, mi piace ma boh, vediamo se magari con le modifiche che vorrei fare viene meglio. Altro capo, non vi sto a dire le taglie perché ve l'ho detto, sono sempre le stesse. Allora ho preso un vestitino, questo vestitino mi piace un sacco. Allora, il vestitino è fatto così, semplice, anche questo bordeaux, manichina che si può tirare su con il gancino, come potete vedere. Sembrano un po' tutte tunichette, insomma. Avete il nastrino da legare in vita, cioè che è in vita già, e andate a stringere andate a fare il punto vita. Molto bello questo vestito, il tessuto anche mi piace moltissimo. Sono quei vestitini un po' passepartout, non so cosa mettermi, mi infilo un vestito, delle collant stivali e saluto ma sort. Questo mi piace davvero tanto, soprattutto io in inverno i vestitini li utilizzo un sacco veramente, perché a parte ultimamente che sto utilizzando sempre pantaloni, però io li utilizzo un sacco i vestitini. Non ho ancora messo i collant perché li ho messi adesso e sto morendo di caldo, nonostante la temperatura, io con questo maglione adesso sto morendo di caldo, cioè non so, vabbè, cerco sempre di mettermi qualcosa di più leggero perché io soffoco tantissimo, ora non so che cosa mi mettere, mettermi per andare al lavoro, che devo andare tra l'altro perché è tardissimo, e però metterò qualcosa di un po' più leggero perché non ce la posso fare, poi muovendomi in negozio, cioè non è che sto ferma, quindi
ho caldo sicuramente. Comunque, bando alle ciance, vestitino molto molto carino, mi piace tantissimo, sia con le calze più scure, più spesse, sia con le calze sempre nere ma un po' più velate, mi piace molto molto. Poi, altro pacchetto, poi ne abbiamo ancora quanti? Uno? Sì, uno, perché poi vi ho fatto vedere tutto. Allora, ho preso qui alla sua cinturina, anche questa, ho preso un camicione nero lunghissimo, che potete andare ad utilizzare sia con i leggings che con i collant, come volete voi, insomma. La camicia è fatta così, questa ha tutti i bottoni sul davanti, addirittura potete utilizzarla aperta, perché io a volte i camicioni così mi vesto e poi vado a mettermi il camicione sopra per fare un po'... un abbigliamento un po' più sciallo, insomma, rispetto a un abbigliamento un po' più consono. E questa, devo dirvi la verità, mi piace tantissimo, anche questa manichina che si può tirare su, aspettate che vi faccio vedere. E il vestitino è molto lungo, quindi questa camicione è davvero lunghissima, mi piace davvero tantissimo. Potete anche andarla ad utilizzare da sola, quindi anche con le gambe scoperte, senza collant, con uno stivale magari sopra il ginocchio, la potete utilizzare veramente come volete, con i leggings, con le scarpe da tennis, come volete. Io questi camicioni li adoro, ne ho un paio comprati di altri brand e mi ci trovo benissimo, io li utilizzo un sacco durante l'autunno e inverno. Ultima cosa, ma non per importanza, ho preso una gonnellina, anche questa 0XL, vita alta, gonnellina arricciata in vita, morbidissima, con la cernierina davanti, ok, che si può andare a tirare giù e su senza problemi. È molto carina, questa si appiccica molto addosso, a parte che è tutta stropicciata ed è da rivedere un attimo, cioè comunque devo lavarle, devo andare a staccare tutti i cartellini, devo andare a lavare tutto, quindi comunque anche quando la vedrete indossata è un po' stropicciatina, ma pace, nel senso, poi viene stirata e sicuramente sta meglio. Spero solo appunto che, essendo di questi tessuti, non vorrei che anche dopo il lavaggio facessero sempre elettricità con i collant, non lo so, si appiccicano, non lo so, infatti la parte davanti mi si appiccica all'interno, così da sembrare un pantaloncino, per non dire altro. Comunque va bene, molto molto carina, un tessuto un po' più lucidino, veramente molto bella, mi piace un sacco, mi piaceva sulla modella e quindi ho deciso di prenderla. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e vi abbia dato qualche spunto appunto per i vostri acquisti. Fatemi sapere secondo voi qual è il capo che mi sta meglio, quello che vi è piaciuto di più, in un commentino qui sotto, mi raccomando, mi fanno sempre piacere i vostri commenti. Noi ragazze ci vediamo in un prossimo video, vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima, ciao!